In sintesi, questo piano, che tipo di portata ha dal punto di vista economico, della pianificazione? Allora, con questo piano, i lavori in economia rispetto alla volta precedente, hanno un importo inferiore perché sono circa 300.000 euro. E abbiamo lavorato un po' sui progetti, sono previsti dei concorsi idea molto interessanti, tra cui quelli per la riqualificazione urbana, dell'anello di Via l'Italia, Via Europa, Via Mondo del Riposo, e questo progetto di razionalizzazione della città, che è uno studio di fattibilità, un ex progetto di massima, che in caso di reperimento e finanziamento ci potrebbe permettere di spendere 6 milioni di euro. Che ammodernerebbero veramente dal punto di vista della sicurezza, della viabilità, e dell'organizzazione della città. E poi una cosa, secondo me, importante da sottolineare è la sensibilità dei componenti che ci sono all'interno della Commissione, sia nei riguardi di Alcomarino, ma anche, nei riguardi delle persone più deboli. Abbiamo insistito affinché, fossero inseriti 30.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quantomeno dove ci sono gli attraversamenti pedonali. La legge, su questo parla chiaro, è tra l'altro del 1989 ed è mortificante per chi ha, delle disabilità o delle abilità, ridotte, notorie, vedersi dei gradini di 20 centimetri in corrispondenza delle strisce pedonali. Io credo che, questo debba essere un metodo di lavoro. Oggi ci accettiamo 30.000 euro, consuntivo altri 15, poi il prossimo anno magari se ne abbiamo di più o di meno, però questo percorso lo dobbiamo portare avanti, come gli altri percorsi.